Com'è andato il viaggio? No, tranquillo, viaggio tranquillo, sereno. Quante ore di pullman per essere qui in piazza oggi? 7 ore. Un capitano! C'è solo un capitano! Calabria, Sicilia, Sardegna e i nostri amici dalla Puglia. Domina il sud nella piazza sovranista di Matteo Salvini. Le culture, le storie, le tradizioni. Ormai la Lega è a livello nazionale e quindi noi ci rispecchiamo totalmente. Roma ladrona, gli insulti ai meridionali. Ma no, sono tempi passati, noi guardiamo ciò passato. Sì, ormai guardiamo avanti. A Bari diciamo prima il dind e poi lo parind. Prima gli italiani. Voi ci siete, molti non ci sono. Noi ci siamo. Io ringrazio coloro che oggi non sono in questa piazza. Abbiamo contro Pamela Anderson. Francesco, cos'è che ti piace di Salvini? Beh, la sua capacità di aggregare la gente, di essere sempre vicino al popolo. Il miglior politico in assoluto negli ultimi 30 anni. Non siamo felici di te, assai assai. Matteo! Non posso evidentemente ripetere i molti nemici, molto onore, se no mi rimprovera di nostalgie che non ho. L'accusa di fascismo, razzismo, queste cose. Guardi, sono solo dicerie. No, ogni periodo storico ha le sue cose. Ma possiamo accogliere tutti. Il santo Natale è Natale, e a Natale nasce Gesù Bambino. Giù le mani dal presepe, giù le mani dal crocifisso, perché noi ci identifichiamo in questi simboli. Vi confesso questo segreto. Il ministro mangia, dorme e viva gli spaghetti con ragù. Non twitta troppo Salvini. Lui è uno come noi, non si sofferma al fatto che il ministro continua a far politica sui social, sul territorio come faceva prima. 6 mesi e ha fatto tantissimo in 6 mesi. Sei mai stata di sinistra? Quando esistevano Berlinguer. Tu odavi Berlinguer? Ci torneresti tassa. Con Berlusconi? Con Berlusconi adesso non più di tanto, che già ci perché sono. Troppi tentennamenti, ma te, l'Europa. Non dobbiamo avere paura di niente, di nessuno. Ci siamo fatti una sfacchinata terribile, ma la rifaremo un'altra 300 volte, perché quando Salvini chiama Bari, la Puglia, ma tutta l'Italia risponde. Buon ritorno in Puglia. Grazie, ciao.